Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Questa mattina stavo trapiantando i pomodori nei vasetti, sono già belli alti, vedete? Ormai si danno fastidio, è ora di farli crescere ancora una settimana, 10 giorni e poi metterli a dimora nell'orto. Ma mi sono capitati tra le mani dei vasetti che avevo già trapiantato nei giorni scorsi, in momenti diversi, da piante diverse, sempre pomodori, e allora mi è venuto in mente di fare questo video molto breve, molto semplice, su quando è il momento giusto di trapiantare la piantina nell'orto. C'è sempre un po' di stress quando si trapianta la piantina nell'orto, a meno che non si prende proprio tutto il pane di terra e si mette, a dimora, ma anche in quel caso lì comunque la piantina soffre, soprattutto il pomodoro e le melanzane ho visto. Peperoni non molto, ma pomodoro e melanzane parecchio. Oltre a questo problema, abbiamo il problema che se abbiamo i teli, come ce li ho io, trapiantare una piantina del genere è veramente difficoltoso, perché il telo tende a coprirlo. Secondo me, il consiglio che vi posso dare, se avete i teli o se avete una pacciamatura un po' spessa, è di trapiantare piantine di queste dimensioni qua. Questa è alta un 12 centimetri circa, è già bella eretta. Questa è ora di trapiantarla perché poverina sta cominciando a soffrire. Questo è il minimo che si possa avere per trapiantare nell'orto, nel mio caso, poi per carità, ognuno conosce il proprio terreno, le proprie piantine e sa se usa la pacciamatura o meno, ma questa che è alta un 4-5 centimetri, io la trapianterei nell'orto solo se fossi disperato, ecco, la farei crescere ancora qualche giorno, magari una settimana, 10 giorni, che arriva alla metà di questa, ecco, in modo tale che possa crescere tanto così. Come regolarsi quando è pronta la piantina da trapiantare nell'orto? Io mi regolo sia con le dimensioni del fusto, guardate che bello questo è già veramente maturo, che dall'apparato fogliare, questo c'è già il suo bel apparato fogliare sviluppato, anche questo ha l'apparato fogliare sviluppato, ma è veramente piccolina. Io nell'orto così fatico a metterle quelle piccole così, perché soffrono molto lo stress del trapianto e appunto, come vi dicevo, devo mettere poi dei sassi intorno per non farlo coprire dai teli. Ho questo problema qua, ma penso che lo abbiate anche voi se usate quel tipo di pacciamatura. Abbiamo un ospite. Per quanto riguarda gli altri ortaggi, invece, ad esempio qui le zucchine o delle zucchine genovesi, vedete queste, pur essendo alte, sembrerebbero quasi pronte per essere messe nell'orto, invece bisogna attendere che si sviluppi la terza fogliolina, che è questa qui. E di queste piantine qui solo questa è più sviluppata. Io la farei sviluppare ancora un attimino. Deve diventare più o meno come questa. Ecco, questa io la trapianterei tranquillamente nell'orto. Qui, se avete visto l'altro video di qualche tempo fa che avevo piantato le fragole in vaso, guardate che belle che sono diventate. Ecco, queste, le più grandi, adesso le travaserò in un altro vasetto, ma volendo questa qui, che è la più grande di tutte, potrei già metterla in piena terra. Però aspetto agosto per fare il trapianto in piena terra di queste piantine qui. Abbiamo poi il mais. Ecco, questo mais qui ha tutte le dimensioni utili per spiegarvi un attimino quando io le metto a dimora. Queste piccole non ci penso proprio, queste qua. È inutile che le metto a dimora perché le perdo. Comincio a mettere a dimora queste qui, che sono alte circa un 15 centimetri. Queste sicuramente attecchiscono. Ecco, questo è quello che vi dicevo quando intendevo che le piantine sono troppo piccole da mettere a dimora se avete una buona pacciamatura. Vedete quella quanto è piccola? Sono due dita. Questa, quando l'ho trapiantata, era più piccola di quella, errore mio. E ho dovuto inventarmi qualcosa con dei sassi, allargare molto il foro per far sì che il telo non la coprisse. E questo vale poi per tutte le piantine. Se avete una facciamatura un po' robusta come teli, paglia, cippato, quello che è, bisogna fare attenzione perché non ve ne accorgete, la piantina viene coperta dal telo, mi è successo anche ultimamente col basilico, e passano i giorni, 2 o 3 giorni, magari non riuscite a venire nell'orto, e quando tornate la piantina non c'è più perché è stata al buio per 3-4 giorni. E questa, per esempio, sono 4 dita fondanti col suo apparato fogliare già sviluppato, come vi dicevo, meno è un pochino più difficoltoso. Si può fare, ma bisogna starci dietro. Questi sono un po' i tempi che ho io per trapiantare le piantine nell'orto, quelle che ho tirato su dai semi. Magari qualcuno fa diversamente, se volete fatemelo sapere nei commenti, che ho sempre da imparare. Vi ringrazio per essere stati con me. È stato un video abbastanza veloce,
Ma spero utile per evitare errori di trapianto troppo precoci, perché poi si finisce per vedere la piantina morire, sfiorire, ed è un peccato, insomma, ci abbiamo lavorato per un paio di mesi. Sarebbe un peccato vederle morire così. Ultima nota, i peperoni, dovete avere un po' più di pazienza, perché ci vuole molto tempo affinché crescano, quindi bisogna partire verso febbraio in semenzaio riscaldato. Poi se volete vi cercate il video. E ho fatto anche più di un video su questo argomento. Vi ringrazio per essere stati con me. Se vi è piaciuto il video e volete condividerlo, ve ne sono grato, mi aiutate a far crescere il canale. Se volete mettere un like, vi ringrazio, altrimenti va bene lo stesso. Vi auguro una buona giornata, alla prossima.